Buongiorno a tutte e a tutti, sono il professor Antonio Valezzi, docente del Liceo Scientifico Banzi, anche se in comando in questo momento presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Vi presentiamo oggi molto rapidamente e purtroppo a distanza il nostro lavoro sul curriculum digitale. Il lavoro è sviluppato grazie alla collaborazione di due scuole, il Liceo Scientifico Banzi di Lecce e il Liceo Castelnuovo di Firenze, che vede coinvolti, oltre ai dirigenti scolastici che hanno creduto in questo progetto, ai quali va il nostro ringraziamento più sentito, vede coinvolti appunto due gruppi di studenti che in questo momento sono un po' capofila di un movimento che vede nella partecipazione della componente studentesca al cambiamento come un fattore di grande partecipazione e di numerosi docenti che hanno diciamo, ecco, investito, regalato il proprio tempo per lo sviluppo di questo progetto. Si tratta di un tentativo di includere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per realizzare un qualcosa che in questo momento ci sembra molto importante, visto il momento storico, anche vista la mole di investimenti sul digitale, ma che ci sembra anche un qualcosa di molto complesso che ha bisogno di uno strumento per poter rendere più agevole. Noi abbiamo, diciamo, spesso agibile il curriculum digitale, perché si tratta appunto di un oggetto che conferisce ai docenti e anche agli studenti la possibilità di orientarsi all'interno di una ricca mole di informazioni che riguarda le competenze digitali e che non riguarda solamente appunto le competenze digitali del cittadino, che tra l'altro è un po' l'oggetto del nostro studio. Ma che riguarda tutto un insieme di set di competenze che coinvolgono appunto non solo gli studenti, le studentesse, ma anche i docenti, il personale, le famiglie. Bene, noi abbiamo provato a costruire un diverso sistema, prima di tutto di visualizzazione delle informazioni che abbiamo estratto grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, in modo che non fosse una classica tabella, quelle che normalmente siamo abituati a costruire quando si parla di curriculum per estrarre le giuste informazioni, ma una rappresentazione molto più snella, anche se qui sembra un po' complessa, che provvede a restituire delle informazioni man mano che il docente ne avverte bisogno. Il DigiComp 2.2 è diviso in 5 aree di competenza che vedete qui nella colonna a sinistra e sono riportate in alcune card che possono essere esplose per mostrare il loro contenuto. Questo è il sistema di base ed è uguale per tutte le informazioni all'interno di questo strumento. Ogni area di competenza, la dimensione 1 del curriculum del DigiComp 2.2, contiene delle competenze specifiche, le vedete qui distinte per colore, e anche qui potete vedere come, accedendo alla rispettiva card, ci possano essere le relative informazioni che descrivono in questo caso la competenza. Il lavoro che abbiamo fatto è quello di offrire all'intelligenza artificiale delle informazioni strutturate che fossero facilmente comprensibili come struttura testuale e che però obbligasse in qualche modo l'intelligenza artificiale a restituire una struttura che poi abbiamo riportato, una struttura informativa che poi abbiamo riportato nelle carte che vedete qui. Una per ogni anno scolastico, anno di corso, e una per ogni la stessa per ogni competenza digitale. Per esempio, nella prima competenza digitale, nella prima area di competenza, troviamo le card relative al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno che rappresentano
dei livelli di padronanza per quello che riguarda le conoscenze, le abilità e le attitudini che si spera di raggiungere per quell'anno di corso. All'interno di ogni card sono descritte anche degli esempi di attività didattiche. E sono descritti anche, è descritto anche il riferimento alla tassonomia digitale di Bloom, ed è descritto anche uno scenario di apprendimento che è messo in relazione con la visione del tipo di scuola. Come vedete, qui per ogni card c'è le relative informazioni che sono state ottenute da uno strumento che ci ha permesso appunto di intervistare l'intelligenza artificiale, alla quale sono state date una grossa mole di informazioni che ha restituito sempre con la stessa struttura, sulla scorta appunto della richiesta relativa all'anno di corso e al tipo di competenza. Ogni card, ogni area di competenza può essere collegata con il curriculum di educazione civica, come sapete, ha un'area dedicata alle competenze digitali. Così come all'interno di ogni competenza o all'interno di ogni area di competenza, ma anche all'interno di ogni card che è riferita a quella competenza per quell'anno di corso, possono essere allocate anche delle esperienze, dei link a delle esperienze. Sulle eventuali unità di apprendimento che sono state costruite e che sono state ritenute eccellenti, ottimi esempi per lo sviluppo di quella competenza digitale. Quindi lo strumento si presta a essere uno strumento sicuramente di consultazione, sicuramente uno strumento all'interno del quale già si può capire come è strutturato in maniera molto semplice e visuale il DigiComp 2.2. Uno strumento dove si può andare con una sorta di mirino, con estrema precisione, per ogni competenza al relativo anno di corso, per esempio per le quinte, ecco qui, dove tra l'altro sarà anche semplice andare a individuare le competenze raggiunte, descriverle e certificarle, ma possono essere anche riportati degli esempi che potranno essere utilizzati nel corso del tempo da docenti e studenti che verranno. Di questo ne fa uno strumento sicuramente documentale, uno strumento che spinge all'azione, perché sarà facile così consultare quale competenza, per quale anno, con quale livello andare a lavorare su quale tipo di attività didattica. E contemporaneamente permette all'organizzazione scolastica di crescere e di registrare i propri progressi e le proprie esperienze e di rendere disponibili per gli anni successivi.